Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Gente della Notte. Oggi è il 20 febbraio, sabato. Sono le 22:11 minuti. Un sabato un po' particolare. Un sabato, diciamo che a parte il lavoro, è un po' come tutti gli altri giorni, perché insomma, con eh, questo lockdown che ci attanaglia dall'8 marzo scorso, e fra poco, quindi, eh, un anno preciso, e eh, con eh, la parentesi estiva. Ma che è durata poco e niente qua, ragazzi, specialmente dal dopo cena fino alla mattina dopo, tutti i giorni sono uguali e come spesso io dico. Eh, le serie netflix eh, le abbiamo finite così come amazon prime Infinity, eh, le partite eh, ci sono tutte le sere quando eh, il recupero quando la serie a quando il posticipo quando l'anticipo quando la champions league alla fine diciamo sono venute anche un po' a noi e dobbiamo anche dire che scusate, sistemo un attimo, che eh, queste nostre chiacchierate di gente della notte sono veramente parole e chiacchiere da bar, le abbiamo già fatte diverse puntate e stasera con noi eh, c'è una persona che sicuramente eh, conoscerete, si chiama eh, Gianluca Polvere, eccolo qua. Ciao Gianluca, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ecco Gianluca Polvere è un ragazzo giovanissimo, beato lui, che, <ride> che fa parte di un gruppo che si chiamano The Schema, un gruppo tutto senese, abbiamo modo poi di parlarne durante il corso della puntata, che eh, hanno vinto nel 2018 la sezione a Sanremo dei giovani e grazie alla RAI poi hanno fatto un tour che li ha visti su molti palcoscenici. È chiaro che una realtà come Siena è al suo territorio, quindi sta parlando di poche persone, avere una band che insomma sta viaggiando a questi livelli, la cosa è quanto mai importante. E nel corso anche della eh, puntata avremo modo appunto di parlare del suo gruppo e anche di vedere due video che sono sempre eh, dove vedono sempre Gianluca protagonista. Allora, la prima domanda, Gianluca: in questo periodo di lockdown forzato, anche la musica mi sembra si sia fermata perché a parte Vasco Rossi e qualche altro. Mi permetto di dire più famosi di voi, e poi non è uscito altro. Insomma, no? Eh, abbiamo problemi e forse bene, di connessione no, che, con Gianluca perché eh, non... per noi musicini siamo brutto per tutti, ovviamente. Eh, Gianluca, abbiamo dei problemi di. Di connessione eh, non ti sentiamo e eh, sei praticamente bloccato se poi magari puoi provare a eh, magari ricollegarti perché abbiamo questi problemi di connessione è chiaro anche eh, che chiaramente eh, Dopo cena, eh, molte persone sono eh, collegate appunto. Come dicevo prima, con i telefonini, con il computer, con la smart TV. È chiaro che eh, la connessione è questa e, e dobbiamo beccarla. Così com'è. Allora, un'altra cosa, non sono solo, eccola, è apparsa anche un'altra persona che fa parte della redazione di noi Frammenti di Siena, sia a livello cartaceo, siti, eh, Facebook, YouTube, che è Stefania, eccola qua. Ciao, Stef. Buonasera a tutti, benvenuti a voi, gente della notte, insieme a noi, in questo lockdown ormai. Di mesi, ciao a tutti. Allora, nel preview vedo eh, nuovamente Gianluca. Guardiamo se eh, eccoci. Ci siamo. Gianluca, ci senti? Vi sento? Voi oh, ora benissimo, ora benissimo. No, no, ma speriamo, Rebecca, questa connessione mi sta. Sta facendo diventare matto. Allora, prima di darti la parola sulla domanda che avevo fatto, c'è Margherita Vannini, che vedrà dal tuo ritorno, che dice: Vai prof con tanti fochetti d'artificio. Salutiamo Margherita. Ciao, Margherita. Anche ecco, per Gianluca, scusa, eh, te, mh, a parte essere il frontman eh, di una band, eh, sei anche un insegnante, giusto? Sì, Io sono anche un insegnante. Io insegno alla Rock Factory, sempre una scuola qui a Siena, alla Coroncina, e insegno alla Filarmonica di, di Monteroni, alla Filarmonica Buccini di Monteroni. Sono sia insegnante di pianoforte, tastiere che, che canto, insomma, e, e niente, quindi insomma mi do, mi do un po' da fare. <ride> ecco, mi piace molto. Bene. Ecco, dicevo Gianluca, torniamo quindi alla domanda principale. Un altro saluto ancora per te da parte di Edoardo Ciretani che ti Grande dice: Dai, è giallo. <ride> e vabbè, riguardo la domanda di prima, beh, che dire, sicuramente la nostra, la nostra categoria è stata una delle più colpite perché insomma, noi da, dal primo lockdown, quindi da, da un anno ormai. Che non eh, non risaliamo su un palco quindi insomma stiamo vivendo una situazione alquanto brutta come un po tutti eh, ovviamente perché insomma <ride> arrivati a questo punto insomma non è che se ne è salvato qualcuno però ecco la nostra categoria in particolar modo ha accusato tantissimo ci sono tanti colleghi, tanti amici che come noi sono rimasti fermi e quindi non possiamo far altro che sperare che questo periodo così brutto finisca quanto prima, ecco ce la, ce la, ce la stiamo mettendo tutta e, e speriamo insomma che, che al più presto possibile potremo ritornare sui palchi. Eh, questo è un augurio che lo facciamo a tutti anche perché tra l'altro Insieme a Massimo Reale abbiamo fatto una chiacchierata un po' di tempo fa e lui ci diceva che l'unica cosa che un pochino si sta... Uh, Rimuovendo sono le fission per la tv perché lì ci sono contratti che appunto hanno Mediaset o la RAI e lì altrimenti a livello di teatro è tutto fermo e ci sono grossi problemi anche per le maestranze perché lui diceva di là eh, chiaramente degli attori ma dietro al teatro così come dietro a un concerto eh, ci sono centinaia di persone da fonici. Eh, insomma mh, sì, sì, no. dopo un anno dicevo sì. essere un problema reale ecco Gianluca era ma, questo un po' il ma anche dopo due mesi era già un problema reale perché insomma dobbiamo considerare anche questa cosa qui che spesso viene data un po' per scontata o non, non ci facciamo proprio caso però dietro un artista c'è una quantità di persone che lavorano per lui che, che insomma a partire dal fonico all'addetto luci al Rudy, cioè, a rudi insomma ci sono ci sono tantissime persone che lavorano nell'oscurità tra virgolette parlando no e quindi è, è veramente un problema è veramente un problema specialmente dopo, dopo un anno comincia a essere qualcosa di, di veramente pesante ecco Nicola Facco se dice allora grande eh. Collega di De schema, <ride> chitarrista eh. e schema, anche lui, eh? De eh, abbiamo anche Gabriele Giusti, Casa Schianti è con te, Gian. Ciao Gabri. Ancora Angela Butini, anche Cantalici. È con te. Ciao a tutti, un bacione vedi quanta gente ti segue vuol dire che ti vogliono bene eh. se no altrimenti... certo. Certo. in questo lockdown quanto avete avuto modo di vedervi, cioè avete portato comunque avanti eh, un po' il vostro lavoro, qualche prova qualche incontro o vi siete proprio fermati del tutto? Guarda, paradossalmente a livello proprio di, di noi del schema, durante il lockdown abbiamo trovato il nostro modo più congeniale per scrivere perché pur essendo a distanza e quindi lavorando ovviamente tramite PC, no? Quindi ognuno registrava magari la sua parte, la mandava a un altro, poi ci lavoravano, e, insomma c'è stato un po' un giro di mail a non finire. Certo. Però ecco, abbiamo trovato un modo di scrivere che si è rivelato appunto il nostro metodo più, più congeniale. E, e quindi abbiamo scritto molti molti pezzi che non vediamo l'ora di farveli sentire adesso, adesso sono sempre in fase di, insomma, di, di lavorazione eh. e comunque e ecco, in, tempi, ecco. in tempi meno sospetti usciranno, usciranno delle belle bombette Come ecco. quindi questo la noi, ecco. che ha avuto comunque un lato positivo perché eh, quando finirà, Ma anche prima insomma, avrete diciamo un nuovo cd da farci ascoltare. Sì, l'idea è quella. Ora vediamo se in formato cd, o magari in certo. eh, più, in più in singolo, singolo però insomma, eh, sicuramente usciranno delle, delle belle cose. Ecco, siamo molto soddisfatti. E stiamo Viene. lavorando, stiamo lavorando nell'ombra. Ecco, non è che <ride> ci siamo fermati. <ride> Ecco, io volevo dire intanto ai nostri amici che potete, come vedete dalla titolatrice sotto noi, eh, cioè sotto di noi, perché qui con questo noi, eh, frammenti di Siena, no? sembra sempre ogni volta diciamo noi, ci riferiamo alla testata giornalistica. In questo caso stavo dicendo, sotto il vostro eh, telefonino o tablet o computer c'è la titolatrice che dice che per interagire con noi potete scrivere direttamente sui commenti della la pagina facebook oppure mandare un eh, whatsapp al 366 13 13 676 e seguirci anche sul canale youtube noi channel a proposito di mh, whatsapp caro Gianluca c'è già arrivato una prima domanda da parte di Sara che ci dice sul palco eh, hai un'energia incredibile ma come fai? <ride> a, volte, a volte me lo chiedo anch'io, cioè no a parte gli scherzi. Eh, per me il palco è, è il mio habitat naturale, quindi cioè, è, proprio, è proprio vita, non so, come, non so nemmeno come spiegarlo, cioè, io mi sento estremamente al 100% me stesso sul palco, quindi non lo so, vengo, vengo proprio, è come se fossi posseduto da, dalla musica, ecco. Quindi cioè, va da sé, ecco, è un qualcosa di, di incontrollato. <ride> <ride> Ci vedo perché quando poi io mi immagino anche. L'adrenalina no? che una mille eh, eh, sì. prima di ogni grande evento, può essere un concerto come altre situazioni. Adrenalina 1000. Eh. E quindi, quando sei lì divieni, come si suol dire, eh, un animale da palcoscenico. No? Dopodiché, eh. dopo c'è il calo dell'adrenalina. Ancora eh. un sacco di messaggi. Guarda, <ride> ci saluta Tommy, Tommaso Giacopelli, dice, grande, ah, grande Tommy, grande Tommy. Un ti saluto ti... anche a Tommy, che è stato nostro ospite. Siccome lui sa come poterla anche collegarci con noi se ha voglia entra anche lui e facciamo due parole anche con lui perché noi siamo come dico spesso a un bar. Dai Quindi, Vero no eh, può venire tranquillamente saluto a Tommy e a tutti i B-Cube eh, certo anche a tutti i B-Cube intanto c'è Duccio Semboloni che saluta me Stefania e noi ringraziamo Grazie. Duccio e saluta tua mamma mi raccomando Duccio ti è la cara la tua mamma che ti sopporta <ride> abbiamo Elisabetta De Franco mitico Gian star internazionale a proposito eh, è vero star è internazionale è è scusa ma con gli Coio di schema. Siete andati o no in giro per il mondo dopo aver vinto Sanremo Giovani? Siamo siamo andati, siamo andati, sì, è stato allora... in... Incredibile, eh, insomma si può dire anche di aver fatto questa esperienza bellissima, ovviamente, certo, però eh ecco. qui a, ad essere una star internazionale, insomma come si dice anche dalle nostre parti, ce ne passa un po' d'acqua sotto i ponti, eh, carabetta! <ride> <ride> a proposito, lei ti dice mitico Gian, quindi te per gli amici sei Gian? Gian, sì, Gian. Ormai sono passato da Giallo a Gian. Io Giallo, infatti io Giallo, oppure Luca, in base a come viene, viene messo. No, Luca in realtà non mi hanno mai, non mi hanno mai chiamato, questa, questa mi manca, vedi. <ride> vedi, perché già, Vedi, questo è per dire che sin da piccolo eri già proiettato verso la musica e verso, eh, come diceva giustamente Elisabetta De Franco, stare internazionale, Luca sarebbe stato Robetta, già Gian Gian, cioè vero Stefania, siamo già oltre, Certo, no? certo, Gian <ride> è già più internazionale. Eh, e fatti. comunque una cosa va detta, quando si viene chiamati con il nome intero c'è sempre qualcosa da temere, un genitore incazzato sì, è vero, è uh, un amico che ha voglia di discutere, invece, quando qualcuno ti chiama Stefi, Gianlu, ecco già c'è un'atmosfera un po' più rilassata. Anche <ride> perché c'era il mio carissimo amico che mi diceva: Io do sempre di lei perché vuoi mettere, mh, si può parlare anche male, dai, ancora un po' presto, allora aspettiamo a parlare male. Però dice, vuoi mettere? Eh, Gianluca in questo caso per me vai in tasca oppure vada in tasca eh, togliete tasca con C lo e insomma è una cosa diversa quando mandi a quel paese con lei rispetto al tu Gianlu sei il migliore forza si dice Federico Fabri grande bomber Infatti vedo che qui eh, nel suo profilo Facebook, infatti se non ero sul campo di allenamento. A proposito, io prima volevo dire una cosa, a parte Gianluca Poltris, siccome abbiamo ricordato eh, spesso e volentieri De Schema che è la sua band, c'è anche Emilio Coracci al basso, Massimiliano Manetti alla batteria, Giulio Cappelli e Nicola Facco alle chitarre, perché mi sembrava giusto, abbiamo parlato. Certo. Eh, Nel schema a ricordare anche loro. Hai ancora un altro messaggio. Valeria, Fra, Valeria Fabbi, grande e giallo. Ragazzi, attenzione perché mi amo Gianluca anch'io, eh, altrimenti mi salvo. Eh. <ride> <ride> ciao, ciao, Luca con una differenza che se canti te. Probabilmente qualche problemino ci potrebbe essere. Eh. Ma infatti non lo faccio, io ho sempre detto. Come a me, lo... eh, d'altronde, come me non è per carità. Ma io ho fatto sempre detto nella vita, ho avuto la fortuna di fare una cosa che mi piaceva sin da piccolo, perché io a 14 anni, 13, 14, trasmettevo già in radio, ho avuto esperienza sulla televisione. Quindi io. Beh, insomma, mh... dai. No, No, dicevo, poi ho messo dischi in discoteca, come dicevo, gio... cioè quindi. Io sono a posto, non c'è bisogno di cantare, sono tante persone più brave di me, anzi a proposito di canto, visto che siamo già in diretta da 20 minuti e non abbiamo nemmeno eh, attenzione, prima di sentire una canzone che ci farà Gianluca al pianoforte e ricordo come faccio sempre, Posso sembrare palloso, ma mi piace questa cosa invece sottolinearla: che qui non ci sono i microfoni eh, con il mix dove si amplifica, si mette gli alti bassi, cioè qui è tutto a braccia come si suol dire, o abbraccio, decidete voi. Significa che Gianluca Polvere eh, ci canterà con il suo piano. Così, senza nessun filtro o miglioria, questo era per chiarire. Abbiamo Veronica ehm, Prosdocimi che dice: scrivi te i testi, dove trovi l'ispirazione quando componi? Beh, allora, ultimamente sto scrivendo, sto scrivendo io i testi, perché comunque è giusto precisare che, fino a Tabula Rasa, i testi sono stati scritti da, dal nostro batterista, da Massimiliano Manetti. Però ultimamente dalla quarantena, insomma, dal, dalla prima quarantena sto cominciando a scrivere anch'io. E da dove trovo l'ispirazione? Beh, da, da, dal ripensare a un qualsiasi momento che ha caratterizzato la mia giornata. Quindi può essere un. Un messaggio piuttosto che un sogno fatto, piuttosto che una chiacchierata con un amico, con la fidanzata, o un momento particolare della giornata, insomma. E a quel punto mi ritrovo al pianoforte in questa cameretta e niente, faccio. È un po' come fare delle, foto... delle fotografie al momento e metterle in chiave... in chiave musicale. Ecco, questo è un po' il mio modo, ecco. E intanto Gianluca Noli scrive Sona <ride> Stefano Noli scusami Stefano Noli complimenti Stefano <ride> mi è piaciuto Sona con i tutti i sclavativi <ride> e allora facciamolo suonare e ricordati che Emanuele Catadro ti dice sei un grandissimo forza sei un grande anche te Lele <ride> Allora, quindi posso partire. Faccio, faccio un pezzo che penso conoscano in tanti, eh, Un pezzo internazionale di un gruppo che, che io adoro. Loro sono i Depeche Mode. E, calcolo. e questo pezzo è Enjoy the Silence. Grande, grande Gianluca Polvere. Palcoscenico è tutto per te. Vai. Vai. in into my little world, painful to me, peers right through me. Can't you understand, oh, my little girl? All I ever wanted. grazie grazie mille vi facciamo un applauso noi a nome di tutti coloro che ci stanno seguendo c'è Dora Spataro o Spataro non lo so Spataro che dice fantastico Dora ti ringrazio molto lo so da me che sono ah è per lui anche questa eh? Vabbè, allora... <ride> ciao Dora un abbraccione Abbiamo anche Edoardo Cerretani che ti manda tre bombe. Non so se lo vedi dal tuo ritorno. Grande, sì, ciao. Allora, torniamo a noi. Eh, dicevamo appunto. Eh, della, del tuo avvicinamento insomma alla musica sin da piccolo perché mi immagino visto che sei giovane a differenza per esempio anche mia eh, insegni canto insegni pianoforte eh, fai i concerti con il schema. scrivi testi scrivi testi scusami scrivi la musica significa che tu hai iniziato a fare musica quando? Cioè a che età sen nel senso? A quattro anni, quindi si parla di... Eh, ormai sono 23 anni fa circa. Sei giovane, vedi? Eh, <ride> giovane, sono 27, <ride> quindi sì, ho cominciato a fare i primi corsi di propedeutica quando ero veramente piccolissimo, grazie a mia madre. Che, che anche lei era una cantante di musica lirica insomma anche lei sempre appassionata ah. di musica e quindi mi ha, mi ha indirizzato lei anche perché appunto io ho ereditato il suo pianoforte ovvero questo qui che sto suonando in questo momento e no? che dopo vediamo, eh, qualcuno <ride> pensasse si va in playback <ride> no no esatto, è qui è qui e, e niente, quindi io fin da piccolo... Cioè il mio posto era il seggiolino del, de, del pianoforte. Per cui mamma mi ha portato a questi corsi di propedeutica, poi da lì... Perché in realtà c'è da, da fare una premessa che io nasco prima di tutto come pianista. Cioè al canto mi ci sono approcciato un po' dopo, anche se ho sempre canticchiato fin da piccolo, però... Le prime lezioni le ho prese abbastanza tardi, tra virgolette parlando, cioè avevo già 17 anni, la mia prima lezione di canto, se non sbaglio. Poi da lì non ho mai smesso. Però ecco, prima ho fatto questi corsi di propedeutica, poi ho studiato da privatista e poi quando facevo la prima media ho fatto l'esame d'ammissione alla Rinaldo Franci di Siena, al conservatorio. Mi hanno preso e mi sono fatto il vecchio ordinamento, quindi dieci anni pieni pieni di, di, di Rinaldo Franci di pianoforte, mi sono diplomato anche lì abbastanza presto perché insomma a 22 anni già avevo il diploma. E, e questo è stato un po' il mio, il mio percorso riassunto in questi due minuti. Ecco. E poi la tua prima band, se non erro, si chiamava Ghost Space. Ghost Space, esatto, che in realtà sono gli stessi componenti dei The Schema, mm. però c'è stato, cioè, quando sai. Abbiamo iniziato anche, anche lì, giovanissimi e quindi il primo nome ci stava, un nome da teenager, no, <ride> Space. ci sembrava molto figo. No, facciamo i ganzi, il nome in inglese. Poi, quando nel 2016 abbiamo deciso di fare le, le cose un po' più seriamente, abbiamo deciso di, di cambiare nome perché, prima di tutto, il nostro genere si era un attimino come si può dire? No, abbiamo deciso di, di cambiare un po' quella, quella veste che, che, che prima era molto più rock, e adesso all'inizio dei schema è diventata molto più molto più elettronica. Sebbene l'anima rock sia rimasta, perché ovviamente noi nasciamo come gruppo rock anche sul palco. Il nostro approccio è caratterizzato da una forte energia. Quindi, insomma, è tutto estremamente. fa, fa tutta parte della famiglia rock and roll, no? E, però io sono anche appassionato della musica elettronica, in quanto anche tastierista del gruppo mi piace molto sperimentare. Appunto, non a caso ho scelto un pezzo di Depeche Mode, perché loro, per quanto riguarda l'elettronica, sono sempre stati maestri. Top. E quindi, essendo appassionato anche al mondo dei sintetizzatori e tutte queste cose, eh... Ho deciso di inserire, cioè ho deciso, abbiamo deciso, ovviamente, insieme ai, ai ragazzi di schema, di inserire insomma, degli spruzzi di elettronica all'interno del, del progetto, e da qui, insomma, appunto questa voglia di uscire dagli schemi che erano quegli schemi del nostro passato, ovviamente, ma non solo come schemi musicali, ma anche come approccio. Cioè, dal momento in cui Ghost Space sono diventati dei schema, è cambiata proprio la mentalità, cioè deschema uguale fare le cose in maniera seria <ride> e, e, e penso che un po' si sia dimostrato perché ecco dopo un anno è uscito un EP eh, poi è uscito un singolo poi appunto c'è stata l'esperienza di Sanremo giovani c'è stato il tour mondiale poi è uscita tabula rasa e fino ad arrivare a dopo il lockdown insomma a, a questo a questo agosto del 2020 che abbiamo deciso di omaggiare anche eh, l'immortale Lucio Battisti e abbiamo deciso di rendergli omaggio con un brano suo rivisitato alla Deschema che è Si sì, viaggiare, e quindi ecco anche qui vi ho fatto un po' la storia la storia del nostro percorso musicale spero di essere stato abbastanza chiaro perché visto io ogni tanto parto poi no no chiarissimo <ride> tra no, Scusa, Luca, una... c'è cioè, tutto interrotto. Ma qualche anno fa eravate sempre con Space. Mh, mi ricordo benissimo. Ero nella Tartuca insieme a un gruppo di amici e qualcuno disse: Guarda questi che sono meglio dei Subsonica. Me lo ricorderò <laughs> <Accidenta>. quindi <ride> guarda. Qui è vero. Poi c'è stato il passaggio a dischema e tutto, però mi sembra già che. Eh, come Ghost Space eh, ci fosse uh, uh, so, un, un bel riscontro, ecco, eh beh, che comunque sì. già meglio di Subsonica, già all'epoca. <ride> <ride> Chi poi eh, è cioè, onorato, <ride> ma insomma, ecco, Subsonica è un gruppo di, di tutto rispetto, anche loro gruppo che ha fatto la storia in Italia, specialmente per quanto riguarda la musica rock elettronica, insomma. Quindi... Invece ritrovati un po' come tipologia di gruppo. Beh, sicuramente anche loro sono stati un gruppo che, che ci ha dato ispirazione, ecco, sicuramente, sicuramente. Li abbiamo visti pure dal vivo una volta, eh, paurosi, paurosi. Li abbiamo sentiti a Grosseto, a Ambiente, qualche anno fa. E ah, con sì. certo... Certo, incredibile un credito. Anche io, chissà, che forse. Ah, vedi? No, l'ho visto due volte, l'ho visto sia a Firenze che in questa festa ambiente. Eh, no, no, no. Ma infatti, gruppo di tutto rispetto, assolutamente. Uno dei, dei nostri, dei, dei miei, ora parlo per me, ma piacciono anche ai, ai membri del gruppo, ah, esatto. insomma, gli altri membri. però è uno dei miei gruppi italiani preferiti. Insomma, li, li ho ascoltati, li ho ascoltati tanto. Ecco, è un gruppo che ho, che ho ascoltato molto. Ecco a questo punto abbiamo ancora dei saluti passo a farteli vedere anche a te Gianluca ciao un abbraccio da Dora Lisa è mia allieva la risaluto ciao Dora Lisa <ride> poi abbiamo ancora Elisabetta che ti fa gli applausi dopo che avevi suonato il pezzo The Fresh Mood Mosti Sacri eh, ragazzi Quindi eh non beh. scherziamo ragazzi e eh sì. Abbiamo già da calce, quali sono i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri, allora, miei progetti futuri sono sicuramente quello di eh, arrivare su più palchi possibili per tutto lo stivale con i miei compagni de schema, con la mia famiglia, <ride> la mia seconda famiglia ce la stiamo davvero mettendo tutta e questo sicuramente è uno degli obiettivi a cui miriamo di più. Ecco. Quindi, come ho detto prima, in questo momento ci, ci stiamo veramente concentrando nello scrivere più pezzi possibile per arrivare prontissimi quando appunto questa situazione ce lo permetterà. Quindi, una volta finito il Covid, veramente... Del schema saranno in prima linea su tutti i palchi a, a spaccare tutto questo è il primissimo obiettivo e poi niente continuare con la mia strada parallela che è quella dell'insegnamento che mi dà un sacco di soddisfazione e ho la fortuna ormai di insegnare da da cinque anni ormai sì sono cinque anni quindi anche un discreto numero di allievi a cui sono un sacco legato e che saluto qualcuno infatti è qui che mi segue sono affezionatissimo a ognuno di loro e, e quindi ecco per ora questi sono i progetti poi poi si vedrà insomma però è sempre tutto legato ovviamente a, al mondo della musica <ride> guarda mh... La scorsa settimana avevamo ospiti, come dicevo prima, Tommaso Giacopelli, eh, con lui parlavamo un po' di mostri sacri e era proprio in quei giorni che, come saprai, Bruce Springsteen era stato fermato per due notti perché era stato trovato, diciamo, alla guida in stato di ebbrezza, non di tanto, ma qualcosa. Io poi, mi è capitato, nei giorni a seguire, di leggere proprio una dichiarazione del The Boss, no? il quale eh, una, che come sa non ha più 25 anni. Sì, ma... Nonostante tutto, la, la regge viene benissimo, cioè porca miseria. Cioè, fa dei concerti ancora che veramente. No, l'ultimo è da palcoscenico, lui è ecco. uno che è sul palco ciao dalle paste a tutti il boss è il boss non a caso viene chiamato così dai insomma, eh, mi, ha eh, mi ha anticipato perché lui in un'intervista ha detto dice è vero avevo un po' bevuto ha detto no perché cioè, a me manca il palco cioè che firmi chiaramente non è solo Siena l'Italia è fermo tutto il mondo eh. dice perché tutto quello che io scarico in un concerto che l'ultimo concerto che ha fatto per la cronaca ha suonato 2 ore e 45 eh? cioè 2 ore non e 45 cioè, ecco te ne sa qualcosa di, 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 di persone fuori dal mondo eh? cioè perché 2 ore e 45 a quell'età è pazzesco veramente eh, quanti anni ha precisamente Bruce Priesting si sa lo cerco eh, mi trovi impreparato: 60 però. e passa te lo dico io, <ride> guarda, alla grande, e insomma, mi veniva mente Bruce Springsteen quando ti ha detto: la prima cosa che farò sicuramente è quella di ricantare perché mi manca. E lui ha detto appunto: cioè lui che mentre Stefana sta cercando. Eh, è nato il 23 settembre, attenzione, del 1949. 40. quindi avrebbe 72 Come? 72. Eh, 72 anni appunto comunque effettivamente <ride> non è che le porta male eh? perché questo è uno che prima del lockdown ha fatto il concerto veramente due ore 2.45 ma non si è fermato un secondo eh? e quindi diceva io ho proprio bisogno di sprigionare la mia energia diciamo mi manca il contatto con la gente mi manca il palco e allora io mi immagino alla fine questi musicisti che come dicevamo sono un po' animali dal palcoscenico nel senso buono chiaramente sono un po' come cavalli da corsa cioè dentro un box ci possono stare un giorno due ma al terzo bisogna altrimenti spaccano tutto quindi mi metto anche nei panni tuoi dei tuoi colleghi abituati comunque a salire sul palco spigionare energia regalare emozioni sensazioni e perché no anche riceverle cioè essere comunque segregati in casa oppure nello studio a provare ma manca credo proprio il contatto un po' quello di cervo splisti ma credo tutti che ma assolutamente ma manca tantissimo cioè ora durante la quarantena ho visto che alcuni artisti super famosi tipo Billie Eilish hanno fatto dei concerti in streaming che per carità c'hai sempre un sacco di persone che ti seguono però non è mai come suonare dal esatto, vivo okay. e, è quell'energia che ti dà e ti ridà indietro il pubblico perché poi l'energia è una cosa che te dai ma ti viene ricambiata cioè, Gira. Quindi, che gira esatto e, e quello è il magico del concerto dal vivo che non, non, non vale la pena cioè capito non, non è la stessa cosa rispetto a un concerto in streaming o una qualsiasi altra cosa cioè quello che ti dà un live è, è imparagonabile ma guarda se vogliamo cambiare un attimo genere come vedere le partite in tv senza pubblico cioè per dire, no, le partite di calcio, dico, l'unico esatto. sport sta andando un po' avanti, a parte eh, la vela e qualche cosa più, cioè è un conto... Appunto, è chi guarda la televisione, vedere questi spalti vuoti dove senti addirittura il commento dell'allenatore, de, 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 del giocatore in panchina, addirittura dell'arbitro. Un conto è essere presenti allo spettacolo. Io sono un amante del calcio. Cioè, essere presente allo spettacolo è tutta un'altra cosa che non vedere un TV in più senza nessuno. Cioè è chiaro eh, qui forse sentirebbe in un ragionamento un po' più ampio il famoso cioè, su gone che lo spettacolo sì, deve comunque andare avanti sì, perché sì, si sa sì, che dietro sì, al calcio tutto quello che c'è un mondo di soldi legato agli sponsor a tutte però ecco insomma poi alla fine io credo che anche i giocatori veri mh, e poi l'hanno detto insomma in più a più riprese voglio dire che eh, giocare a porte chiuse non ti dico l'allenamento, ma a livello emotivo dai Gianluca c'è poco e niente. Eh sì, sono d'accordissimo. E io sono d'accordissimo con questa Guarda, cosa. Aspetta, abbiamo prima sempre l'algo, sai come la nostra teoria, <ride> chi ci ascolta. Splendida voce e bellissima musica. Grande Gianluca, grandi De Schema, ti dice Jenny Spini. Ciao Jenny, ciao. Jennique, vedi se già Yennec. Yennec. Eh. Sì, sì, è olandese. Scusami. Allora Jenek. e poi se sei d'accordo, eh, Gianluca, c'è Elisa che dice hai fatto tabula rasa. In questo <ride> caso c'è il doppio gioco, ti manda un cuore. E io direi: se sei d'accordo, di guardare proprio tutti insieme il video di schema tabula rasa, augurandoci, Stefi, che questa volta i nostri amici di. YouTube non blocchino per il copyright perché abbiamo un componente proprio dell'eschema. No, purtroppo Facebook sì e YouTube ultimamente ci hanno fatto qualche scherzetto anche con contenuti prodotti da noi. Quindi speriamo che questa volta non si venga interrotti. Dai, dai, speriamo. Dai, godiamoci allora schema con uh, Tabola Rasa. fa dormire l'equazione che non hai risolto la direzione dentro un labirinto quando pensi di aver dato tutto ma nessuno sembra mai capire e al mattino ti chiedi allo specchio saranno gli altri e sono io che sbaglio oh.

tanto comunque dipende da noi e lo impariamo sulla nostra pelle facciamo tabula rasa Eccolo qua il nostro Gianluca Polvere insieme al gruppo De Schema con questa bella canzone, devo dire, eh, dal titolo Tavola Rasa. E anche qui, caro Gianluca, ti abbiamo visto con tanta energia dentro. E eh beh, sì, <ride> come sempre. <ride> Quando si canta, quando si suona, è, è così. Eh, infatti. E tra l'altro, mentre eh, andavo in diretta, cioè vedevamo in diretta il eh, video Tabula Rasa. Vi ricordo che più tardi vedremo anche Cristallo. Il brano con cui eh, hanno vinto Sanremo Giovani tre anni fa, ormai 2018, sbaglio 18, 2018, è, è apparso: ops, la trasmissione si sta interrompendo, invece è andata avanti perché hanno capito. E noi eravamo un collegamento con te, eh, chiaramente, e sede Tavola Rasa, che potevamo andare <ride> non dal video perché non si sa mai perché, come diceva Stefano, ultimamente i nostri amici. Di eh, Facebook un po' fanno girare, io ho subito una domanda. È eh, perché questo testo. Aspetta, io... aspetta, aspetta. Prima c'è esatto, un'altra domanda. Mi ha interrotto due volte. Hai ragione, però no, mh, io credo che sia giusto dare no, sempre spazio. È perché, è sempre detto vai leggi. Ecco pure. ai nostri amici che si seguono. Allora, eh, Riccardo c'è una cover a cui sei più affezionato complimenti a te e a tutta la band spero di rivedervi presto sul palco un abbraccio Riccardo grazie mille Riccardo e prima di tutto ti saluto e poi una cover a cui sono super affezionato c'è e infatti l'ho preparata insomma se volete dopo ve la suono certo è Volentieri. un pezzo di, di un cantautore italiano che credo sia il mio cantautore preferito, cioè insomma quello a cui sono molto più affezionato insomma, di tutti, che è Francesco Motta, che tra l'altro ha fatto Sanremo e abbiamo avuto modo di conoscerci, tra virgolette, di vederlo nella, nel backstage dell'Ariston eh, al Sanremo insomma, di due anni fa. Eh, del febbraio di due anni fa e quindi questo pezzo è Mi parli di te di, di Motta è un pezzo a cui sono estremamente legato sì. che facciamo Stefano? facciamo subito? no perché, perché ho una domanda e mentre ascoltavo Tabula Rasa così come la prima volta che l'ho ascoltata mi eh, eh, è rimasta particolarmente impressa una frase no? che tanto alla fine dipende da noi eh beh. e poi dici, eh, dici dite perché questo testo video l'hai scritto che è giusto no l'ha scritto, scritto... scritto... Mm -hmm. ma si possono davvero cancellare gli sbagli e ripartire da zero cioè pe pensi che ci sia effettivamente una seconda opportunità sempre una seconda opportunità secondo secondo me secondo noi c'è sempre se davvero lo vuoi la seconda opportunità c'è e ci sarà sempre però appunto dipende, dipende tutto tui. solo da noi dipende da <ride> noi Beh, io... io ti lascio suonare il tuo pezzo Beh, questo pezzo qui allora ok Vai. ritorno bambino le strade stravolte dalle case io che riuscivo a non perdere i calzini magari andiamo a cena e mi parli di te degli abbracci mancati dei tuoi diciott'anni di sorrisi spezzati a metà. E di cosa volevi diventare? Che cosa volevi diventare? Che cosa volevi diventare senza di me? Braccio, scopriamo le carte, papà, siamo ancora in tempo. Eh, Grazie. devo dire una bella canzone davvero Gianluca fra l'altro l'ha interpretata benissimo e devo dire che secondo me Motta è uno di quei cantautori che purtroppo non hanno avuto il successo che secondo me meritava perché la musica è un po' come la vita a volte qualcuno ha più di quello che si merita e altri meno di quello che realmente ci meriterebbero, e dico che Motta a me piace molto sia a livello musicale che di testi, però eh, non so se tu sei d'accordo: non ha ottenuto il successo che forse si meritava. Beh, sicuramente uno come lui potrebbe, potrebbe essere molto più famoso. Poi, per carità, ha fatto un Sanremo, e ha fatto dei tour pazzeschi per tutta l'Italia. Però ovviamente sì, sicuramente potrebbe essere anche più, anche più in su. Però insomma, io sono un, un fan accanito di, di Mota, quindi tra poco uscirà il suo terzo disco e sarò uno dei primi a comprarlo ed ascoltarlo. Ecco. Senti Gianluca, abbiamo un altro WhatsApp. Grandi De Schema e Grande Gianluca. Ho una curiosità c'è un artista con cui ti piacerebbe particolarmente collaborare e perché no anche suonare un saluto e un bacione Debora non ci diremo otta perché ce l'ha già detto no. amo, eh? <ride> salutiamo Debora Deborah. Allora, salutiamo Debora certo e allora se devo sparare in grande ma proprio in grande Merta. io dico Giorgia perché ecco. Giorgia è Giorgia, insomma, non c'è bisogno di, di, di presentazioni, di niente. Quindi io scherzando, glielo dico sempre, ragazzi, se mai dovesse succedere che bla 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 bla, io chiedo il duetto con Giorgia. Sicuramente lei dirà di no, ovviamente, però perché non può... Vai, vai. <ride> eh, e niente, a, a parte quello, poi scendendo un po' più in giù e andando un po' più sul concreto forse... Cioè, insomma, no, perché si parla sempre di comunque artistoni, però un'altra persona con il quale mi piacerebbe molto collaborare. E vabbè, ma si sta parlando sempre di, di roba enorme, che anche se non è affine al nostro genere, cito, cito tre nomi. E uno magari sarà anche strano per tanti miei amici che stanno ascoltando. Uno è Salmo, che okay, vabbè anche se siamo completamente lontani dai generi, però un featuring potrebbe essere una cosa in interessantissima. Il secondo è da supreme, e qui ora pioveranno insulti, <ride> però devo, devo ammettere che per quanto non sia un amante della trap e del genere, però riconosco la genialità di, di un produttore come da Supreme, perché insomma, poi i numeri lo dimostrano e, e quindi insomma eh, è un altro con il quale collaborerei molto volentieri. E poi per, per citare un gruppo, citerei il mio gruppo del cuore italiano che sono i Fast Animals and Slow Kids che è un gruppo anche loro abbastanza sconosciuto che però io adoro e penso sia il gruppo sì, con, con più concerti live visti perché penso di essere arrivato almeno a quota 13 ormai e quindi sì un featuring con, con i Fask. beh sì chiedimi se sono felice no, della serie <ride> Senti, eh, intanto mh, Nicola Facco ti dice: secondo me, Giorgia direbbe lo stesso di te, Giga. <ride> Dai, non mi fa ridere, Nick. Eh, però mh, volevo dirti questo appunto riguardo a Giorgia che non so se hai avuto modo tu di vedere mh, quella trasmissione in due puntate eh, la musica che gira intorno di Fiorella Mannoia Devo dire non, non l'ho vista me la sono persa quella, perché... eh, una bella due puntate, due venerdì e aveva ospite Giorgia e le ha detto mh, che, cioè, guarda Giorgia dice, noi ci conosciamo da molto, abbiamo suonato insieme cantato insieme specialmente ti ricordi con quel progetto Amiche per la brutta sì, sì, sì. eh, diceva: Tu sei riconosciuta da noi interpreti e cantautori, cantatrici voglio dire quella che ha una voce particolare che tu sola hai, cioè te hai degli altri che nessuno ci arriva. Ora tu sei un musicista affermato. Sei un professore, ma è vero, o forse era leccata perché erano insieme? No, vabbè, il timbro, il timbro di, di Giorgia è personalissimo, quindi insomma, non è che nessuno arriva alle sue note, però sicuramente il suo timbro è, è estremamente particolare, un po' come, come citare, ora cito un altro mostro sacro, no? Freddie Mercury, no? Non è che nessuno arriva a quelle sue note, però lui era il come ci arrivava, era il quello che ti trasmetteva, cioè, capito? Sono quei cantanti appunto inarrivabili, ma non dal punto di vista della nota, cioè è un, è un discorso più esteso, non so se, non so se ho reso l'idea. <ride> no, no, ho reso um, bene l'idea, cioè eh, molto probabilmente anche eh, Ferrella Monnoia voleva dire questo, cioè ci arrivi con la semplicità e con il tuo modo Beh, di essere eh. che altri eh, non hanno, concordo con te su Giorgia perché è veramente una brava persona, fra l'altro... Eh, e ho detto volutamente, brava persona perché ha avuto modo di leggere le sue interviste, le sue dichiarazioni. Una persona molto umile alla fine, non ama molto il palcoscenico, non quello live. Il parco palcoscenico intendo sì. feste mondane. Ha detto anche lei: sì. televisione ci va poco. Insomma, una come ha detto te. Della sua caratura, la sua voce, cioè, forse si mette in tasca qualcuno a destra e qualcuno a sinistra e potrebbe andare. Quindi, a me piace proprio anche insomma, eh, come persona. Abbiamo ancora Federico che ti dice: Io sarei sito da una collaborazione con Elite Fiba, e <ride> eh, vabbè, perché no? Insomma, anche, anche, anche Piero. Insomma, poi. Entrambi toscani, quindi dai, ci starebbe anche un feeding con, con il Lit Cioè, Visto che siamo a sognare, sogniamo un grande, no? Come si dice? Senti, ma l'abbiamo ricordato prima, ma anche con Bruce Springsteen non sarebbe male. Eh? Ah, va bene, eh, va bene, ora. <ride> Bravo. No, l'abbiamo ricordato prima, l'ha detto per questo. No, certo. Io vorrei Beh. fare un piccolo spoiler per il prossimo numero di Noi che uscirà a metà marzo, eh, chiedendo una cosa anche a Gianluca. Allora, nel prossimo numero ci sarà un'intervista a Leo Tolu, quindi un DJ totalmente in un altro ambito musicale. E lui ha detto una cosa visto che non si è parlato di Giorgia, eh, si è parlato di Cantato italiano, che apparentemente può sembrare molto diverso da quello che siete voi, no? che mi ha detto comunque parlavo di rocca, parlavo di elettronica. E lui ha detto, per fare musica di qualsiasi tipo, anche fare il DJ, bisogna conoscere tutta la musica, bisogna conoscere il sole, bisogna conoscere l'RMB, la, la trap, la rap, rap, musica anni 80, 90, eh, Cantato Pensi che sia fondamentale anche per chi vuole mh, intraprendere, no? un, po', un po', diciamo, chi ha un gruppo, chi ha un po' gli soldi, avere una conoscenza a 360 gradi, cioè te hai nominato tanta gente che sembra effettivamente lontano, no? Se uno, se uno va solo sentito una volta o due. Invece certo. è importante. Beh, allora, io penso questo, che ormai nel 2021 c'è talmente tanta concorrenza. Talmente tanta musica che viene caricata ogni giorno su portali quali iTunes, Spotify, YouTube per i video. Cioè, veramente siamo sovraccaricati di tutta questa musica nuova, artisti nuovi. Chi è che vince e che sopravvive? Chi è particolare? Chi? Nonostante appunto tutta la musica scritta riesce a portare quel qualcosa di nuovo e come si ottiene per me il qualcosa di nuovo? Mi unendo tutte quelle che sono le tue, le tue radici. Quindi, nel senso, secondo me ora dire conoscere tutta la musica a 360 gradi magari è un po' esagerare, però, per esempio, eh, ovviamente. Più musica conosci, e più poi riesci a fare un mix di tutti, questi, di tutti questi generi e porti un qualcosa di tuo, di originale. Io ecco, la penso, la penso un po' in questa maniera. Poi, magari cioè, uno si può soffermare anche su tre 4 quattro generi, magari se è quelli che ha sempre ascoltato, ovviamente, se uno nasce tondo, come si dice? No? È difficile che poi diventi quadrato. Però, poi si arriva a fare un clone esatto. Di... È, già quello, è. è quello, senza però fare le cose forzate, perché ecco fare le cose forzate per eh, insomma fare il contentino alle persone quindi fare la hit per piacere a più persone è controproducente, perché poi sono quegli artisti che io definisco meteore, cioè che sì, nascono sì. E, e però muoiono subito, sì, muoiono subito <ride> esatto perché un, ora cito sempre i cantatori italiani, però un De André, un Lucio Dalla sono intramontabili. E altre persone che non cito, però le abbiamo sentite magari a un Sanremo e poi non si, si sono più sentiti e riescono fuori dopo quattro anni eh, al centro commerciale per promuovere il disco di Natale, capito? Sì, sì, sì. sì. È un po' così. Ora io non ho fatto citazioni perché non, non, mi, sembra, non mi sembra opportuno. Oh. Penso che ognuno di noi avrà pensato di sarà venuto in mente. Uh, sì, sì, esatto, perché non è, uno, non è un singolo, ma ce ne sono diversi. <ride> e a proposito, tu hai ricordato le varie piattaforme, eh, ricordiamo, ho letto proprio stamani che per la quarta settimana consecutiva. Al primo posto tra le canzoni più scaricate e ascoltate c'è una canzone d'amore buttata via di eh, Vasco Rossi. È chiaro che eh, qui stiamo parlando, può piacere o non piacere, chiaramente la musica è come colori eh, soggettiva, però è un mostro della musica italiana in un momento così eh, dove non può fare concerti, ha lanciato questa canzone e l'album come saprai ha anche fatto il vinile è primo nelle vendite fra i cd vinile sì. e musica scaricata questo perché mh, stavi parlando appunto delle varie piattaforme no, questo anno no, no, no. Dicevo, Vasco è... è Vasco insomma non a caso detiene anche il record per il maggior numero di persone a un concerto Modena Quindi... Park esatto 750 esatto. l'anno era 2018 Forse sì, due metà... 17 forse. Sai. Credo più 17, sì. 750.000 perché di più non accettavano, <ride> insomma, cazzo. Eh, per un artista singolo, eh? Eh. Cioè, veramente si sta parlando di, dei numeri che sono fuori di testa. E comunque, se non sbaglio al secondo posto c'è Ligabue eh, al Campo Volo. si sì, bravissimo, al Campo Volo c'è Ligabue al secondo quindi, posto. Sì, ma quindi, insomma, la metà, eh, però, eh, però, però, però insomma, è sempre no. Che ma scherzi, ma 650.000 persone, cioè, come direbbe il nostro comune amico, è eh, Stefania che l'ha perso. Insomma, eh, insomma volete dire. senti, Sentì, allora te lo chiedo una cosa. Eh, ti ha parlato appunto di cantatori, ha fatto dei nomi, altri non l'ha fatti, e capisco perché è giusto anche. Eh, rispetto per le persone noi possiamo fare no scusa ho interrotto vuoi dire qualcosa no 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 dicevo assolutamente no poi è il tuo lavoro e quindi noi invece facciamo altro quindi possiamo anche permetterci di dire altre cose cosa che non facciamo per esempio nel nostro settore ecco non è che stiamo a dire chi è più bravo chi non è eh, meno bravo ecco però ti volevo dire questo eh, secondo te Mm, è veramente la panacea di tutti i mali questi talent show, partendo da The Voice, Amici, quella dei Filippi, a eh, X Factor, perché c'è stato momen un momento in cui, ce lo ricordiamo tutti, che sembrava che questi programmi televisivi, perché di questo si tratta, non ce ne dimentichiamo mai, programmi televisivi erano, diciamo, laboratori dove alla fine uscivano mostri sacri. Allora, su qualcuno, vabbè, su altri, vabbè, anche perché, mi collego al tuo discorso, ci sono molte meteore perché la tecnologia è stato un bene e non c'è dubbio, ma sotto certi profili anche un male. Perché ci sono persone che stanno sulla testa dell'onda magari per un anno, hanno visualizzazione YouTube, poi spariscono e come hai detto tu, li ritrovi poi a fare televendite la notte alle due e mezzo su tele 2 dei Materassi, il che significa che c'è stoffa o non c'è stoffa. Ecco quindi un giudizio. Su questi talent show, chiamiamoli così. Altra oh, c'è Stefania. Luca, no, dicevo, se non mi ricordo male, un paio d'anni fa o tre, x Factor c'erano dei vostri colleghi rossi. Diciamo. Factor loro. Eh. Diciamo. Salutiamo se qualcuno è all'ascolto di loro. E beh, cosa penso dei talent? Sicuramente non mi, non mi schiero perché, perché io vedo il talent allora scusami ti interrompo facciamo così ho capito già perché allora, diciamo pensi siano veramente dei laboratori che possono poi eh, me mettere sul mercato dei veri talenti o talvolta sono un po' eh, sopravvalutati coloro che vincono e poi escono allo scoperto diciamo così vai dipende, dipende un po' tutto da come ti presenti cioè Com... Cioè, il talent in sé sarebbe un'opportunità incredibile perché è un trampolino di lancio che ti permette da un giorno o un altro di avere un picco di utenti in più che ti vedono quindi da questo punto di vista il talent è un'opportunità che nessun'altra cosa ti può dare specialmente appunto a gruppi barra artisti emergenti perché ovviamente poi il talent mira a quello cioè prendere un artista emergente e farlo diventare con il tempo, perché grazie appunto alla televisione prolungata, perché non è che è una, una volta singola che te vedi questo artista, perché il talent dura di media due, tre mesi, di conseguenza hai proprio modo di capire se l'artista funziona a livello di vendite, a livello di pubblico, se piace, se non piace, e quindi anche per le discografiche, ora cito questi questi un po' diavoli come li vediamo noi, no, <ride> noi artisti emergenti, perché fanno il bello e il cattivo tempo per noi. Quindi c'è cioè, una discografica in quel modo a costo quasi zero vede se un artista funziona o meno. Però anche lì più ci arrivi preparato, secondo me, e più hai l'opportunità di rimanere nel tempo, perché è chiaro, se si vede il talent come l'opportunità per Farsi vedere, ma in realtà eh, giusto perché l'obiettivo è quello di diventare famoso, ma in realtà non c'è sostanza, non c'è lo studio, non c'è la conoscenza della musica, non c'è niente sotto, è ovvio che poi nel tempo non puoi durare perché se te ti ritrovi da un giorno all'altro senza aver fatto la cosiddetta gavetta no? quindi senza aver nemmeno mai smontato un furgone. Capito come si monta un cavo e, e un amplificatore su un palco, come puoi pretendere che da un momento all'altro ti ritrovi su un palco enorme e di saperlo gestire nel tempo? Perché poi all'inizio è tutto rose e fiori, ovviamente. No, però poi dopo, quando l'anno dopo esce il nuovo artista e te diventi in secondo piano, e poi in terzo, e poi in quarto, e te la devi cavare da solo. Quindi, se uno ci arriva preparato con la gavetta, ok, magari resisti, e quindi il talent diventa un'opportunità per davvero crescere come i nostri amici Ross. Anche loro si sono fatti una bella gavetta come noi. Loro hanno avuto questa opportunità incredibile, si sono fatti conoscere e si sono tolti delle enormi soddisfazioni. Perché, comunque, c'è cioè, un artista. Loro hanno aperto a Marilyn Manson, scusate se è poco, e davanti a 1000 persone. Quindi, ecco loro, se la sono giocata benissimo perché certo. sono arrivati i ponti. Avevano questo disco che a breve uscirà. E, e anche se ora, dopo anni, perché loro l'hanno fatto appunto, mi sembra quattro anni fa, però non non sono rimasti con la loro azetto, non mi ricordo, eh, però sono, sono rimasti con la loro fan base. Ci siamo ritrovati insieme a Sanremo Giovani. Quindi, insomma, anche loro sono un gruppo di tutto rispetto, che nonostante tutto, continuano a rimanere sempre, in, in quel posto lì, con il loro con, con, con i loro fan che li seguono, fanno dei tour. Quindi insomma, prima del, prima del Covid hanno fatto un'informazione io. Come scusami, sono di Montepulciano, comunque sono di qui loro. Monte Montepulciano. Sì, sì, Montepulciano, Montepulciano. Ma io ti ringrazio perché hai dato una spiegazione logica a quelle che sono queste varie trasmissioni eh, che non fanno una piega, nel senso su una stoffa... Va, è chiaro che eh, questo te lo dico da esperto del settore, c'è anche un grosso lavoro di marketing dietro, sì, sì. E lo sai anche te insomma, è chiaro poi però se come ha detto te non hai le basi, la stoffa, il marketing ti regge, sì. Poi dopo arriva... no. Poi arriva già una polvere e passi secondo, arriva Stefano Sefana e passi terzo e poi sparisci se non c'è le basi, e se non c'è la vera musica dentro. Ecco, questo è quello che penso anch'io di questi programmi televisivi. Allora, io direi: se siete tutti d'accordo, perché siamo in tre e qui è il 33,33%, eh, 33%, eh, siamo a un barra, quindi non c'è uno che comanda. Io direi di andare. Ammesso che sempre Stefano ci sia, oh, eh, eh, no, eh, no. Eh, con eh, proprio la canzone, visto che più volte Gianluca ha ricordato Sanremo, Sanremo giovani correva l'anno 2018, quando questi ragazzi. Da eh, Go Space sono passati ad Eschema hanno vinto appunto la, la categoria di Sanremo Giovani. E credo Gianluca che al di là della vittoria l'atmosfera di Sanremo, conoscere comunque interagire con colleghi anche più famosi di voi, vi abbia in qualche modo, perché no, un po' formato assolutamente, assolutamente formato e stimolato perché comunque quello che vivi a Sanremo è. Sono delle esperienze che sicuramente ti formano perché essendo la prima volta che ti ritrovi catapultato da una realtà piccola come quella di Siena a un posto come Sanremo dove ci sono tutti i riflettori, e telecamere, televisione, capito, senza aver mai fatto nulla, è un bel colpo, quindi... Ovviamente devi stare attento agli squali, come li chiamiamo noi, perché sono tutti pronti a morderti, no? quando ti vedono giovane così sentono l'odore del sangue e non vedono l'ora di, di saltarti addosso. Però non sempre è la scelta migliore quella di affiancarsi a qualcuno che in realtà non crede nel progetto ma vede solamente dei proventi per se stesso, capito? Ma, in te un qualcosa, una fonte di guadagno ti spreme fino a quando non hai il succo e poi e arrivederci sì. perché purtroppo succedono anche queste cose mm. ma voi sapete che eh, tolta la politica eh, Sanremo anche qui piaccia o non piaccia è eh, il festival è un programma chiaramente televisivo che ha più accrediti della stampa cioè tolta la politica nel senso quando chiaramente eh, parla il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, poi c'è Sanremo e poi le partite di calcio cioè significa tu ci sei stato, chissà quanti giornalisti girano No, tantissimi, c'è proprio la, la sala stampa di sopra sopra l'Ariston che è invaso da tutti i giornalisti di tutti i giornali tutti, cioè in, è incredibile perché noi poi appunto Essendo arrivati nel podio di Sanremo Giovani, siamo stati anche al... Sar perché noi abbiamo fatto il Sanremo Giovani nell'anno in cui era distaccato rispetto al Sanremo quello dei Big, no? Quindi non l'abbiamo fatto a dicembre, mentre il Sanremo normale è stato fatto al febbraio del 2019. Però noi, essendo arrivati sul podio, siamo eh, andati anche nei giorni del febbraio e lì proprio vedi... La gente per le vie così che non passi, camion delle radio parcheggiati in tutte le piazze, interviste su interviste, addirittura, cioè, una cosa che proprio se ci ripenso <ride> mi viene da ridere da quanto, da quanto è assurda la cosa, è nel corso, destra e sinistra, dentro i negozi, nelle vetrine, postazioni radio, con... Appunto, speaker, DJ che fanno interviste, mandano musica, cioè è veramente una kermesse che proprio. <ride> cioè, cioè, sono cinque giorni di non-stop dove veramente la città non dorme più, non dorme più perché anche di notte non, non si fermano mai ecco allora abbiamo appunto ricordato Sanremo e andiamo proprio a Sanremo con i The Schema e la loro canzone Cristallo ricordo vincitrice di Sanremo Giovani nel 2018 Sto ascoltando in radio la tua melodia guardo fuori mi assale un vuoto dentro che lacerà mia anima. La tua innocenza è una preziosa isola di un mondo che ha un equilibrio instabile e magico. Al di là di noi difenderei la tua fragilità, mi batterei contro l'infelicità. Talvolta il vento sulla finestra sbatterà, ma prima o poi la vita saprà darti la luna tra... Eccolo qua, Cristallo, il, il pezzo appunto di... Vedi, Stefano è andata via, capito? Andrà a fumare, capito? Me lo immagino, aspetta, e togliamola allora. Stavo dicendo, Gianluca, una domanda, eh, sono un po' curioso, eh, l'ha capito. Che lo fai su... Che location era quella dove avete girato il video? Ah, siamo andati vicino Pistoia, è ah. un posto vicino alla Betone, tra l'altro video girato a novembre e ti puoi immaginare tutti in maniche corte il freddo che faceva. Una soddisfazione. Il giorno, il giorno dopo quasi tutti malati, ovviamente, <ride> perché poi era questa, tipo, questo, questo casolare semi-abbandonato, ah. no? dove tra l'altro due giorni prima aveva piovuto e quindi se ci fate caso all'interno del video in terra si vede sempre che ci sono delle pozze d'acqua, che però era fighissimo perché eh, praticamente davano il riflesso di, di tutte le nostre luci. E quindi quando siamo arrivati, nonostante tutto, abbiamo detto, dai, ci sta, ci sporcheremo tutti, io con quei pantaloni bianchi avevo una paura, con quei salti, <ride> e invece è andata stra bene e siamo contentissimi perché insomma, qui la nostra Clizia Corti, che saluto, che è il, la nostra videomaker ufficiale, che tra l'altro è la stessa videomaker anche di Tabula Rasa e di Nelly Bly, ha fatto, ha fatto un lavorone, insomma chi è um, le location ma un po' tutti questa location era venuta in mente proprio a Clizia, che conosceva dei, dei suoi amici che, che insomma avevano questo casolare questo casolare qui che, che poi non è un casolare è una, è una, è una fabbrica era una, era una fabbrica e questa parte qui non era più cioè era, insomma semi abbandonata quindi abbiamo chiesto ovviamente tutti i permessi, e... ma poi tra l'altro ho fatto anche molto velocemente, perché quando abbiamo saputo di essere passati al primo concorso, quello per arrivare a Sanremo Giovani, no? ad Area Sanremo, noi siamo stati vincitori di Area Sanremo, e lì ci hanno detto subito, ragazzi ci vuole il videoclip, quindi subito, tempo di due settimane, fatto il videoclip, e, e per fortuna, insomma, è venuto anche molto 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 bene, siamo estremamente soddisfatti. dai Tra l'altro, ehm, mentre guardavo questo video, ma già l'avevo visto, eh, mi è venuto in mente che la location assomiglia molto a una um, a un'altra che, che scelse dal suo tempo, ma X anni fa, i Play per la canzone in My Place. Eh, veramente questa cosa. Sì, 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 è vero. C'è eh, Rosana Luiz, guarda, abbiamo ricordato prima: dice ciao, Socio. È vero perché siamo socio al 50% con Ross Bar. Ciao, Gianluca. Ti dice bellissimo questo pezzo, siete bravi. Ciao, ah, ciao. Anche io un abbraccio, Rosario, rimettiti presto perché yes, il, uh, questa società del rosbar qui bisogna rimetterla su, eh, altrimenti è un problemuccio. Ti vorrei fare un'altra domanda, Gianluca, poi andiamo nuovamente in musica con te, poi vedo eh, già 85 minuti di siamo in diretta, ci avviamo anche alla, alla conclusione. Um, abbiamo parlato prima di duettare con quello e con quell'altro è chiaro, uno quando pensa io sono sempre dell'opinione è bene pensare in grande mai in piccolo pensare sì. non costa nulla immaginare nemmeno meglio farlo in grande ecco, eh, ma nel mh, panorama internazionale tu dovessi scegliere una donna con cui duettare ti sceglieresti? Vado a colpo sicuro su Billy Eilish visto che siamo come al solito a sognare. Si sogna in grandissimo. <ride> e poi mai dire mai, eh? Ah, per carità, certo, mai dire mai, però insomma. Ma avete visto che l'80% invece dei nuovi talenti vorrebbe duettare con LP No. Eh. È, un, okay. è una questione di, di, di gusti, io ho, ho un debole per Billie Eilish eh, perché insomma. pur essendo giovanissima trasmette così tanto nel, nei suoi pezzi che veramente mi viene, mi viene la pelle d'oca tutte le volte che, che l'ascolto, è veramente una cantante incredibile e poi appunto giovanissima quindi tiene anche insomma i nervi saldi perché a quell'età ritrovarsi con tutto questo successo non solo nazionale ma internazionale, lei è stata per un sacco di tempo prima su tutte le classifiche Spotify, quindi insomma Che parlando... lei stessa, scusami se ti troppo, ha detto inaspettato, eh? Sì, perché alla fine, ecco, per quanto mi riallaccio al discorso di prima di Stefania, cioè il discorso dell'originalità. Ecco, stiamo parlando di una persona che a livello di originalità al momento penso che sia una spanna sopra tutti, perché mai e poi mai mi sarei aspettato di vedere prima in classifica. Un artista con delle sonorità così particolari e così anche, anche un po' oscure, passatemi il termine perché comunque cioè, ci sono dei pezzi con dei video molto particolari e quindi uno dice: Fa strano che una persona così piaccia così tanto, specialmente a teenager abituati da 3-4 anni a questa parte solo alla trap. Quindi video di collanoni macchinone. <ride> E, e, e non cito altro, <ride> no. ecco dicevo abbiamo se non mi sbaglio un altro pezzo che avevi preparato per noi, vero? Sì, io vi, vi, vi saluterei, insomma, insomma l'ultimo pezzo è un pezzo del, del gruppo che ho citato prima, ci provo almeno, che sono i Fast Animals e Slow Kids che nonostante siano un gruppo estremamente duro e, e cioè duro, insomma, musicalmente parlando, no? loro sono molto energici, però c'è questo pezzo estremamente particolare che nasce appunto come un piano in voce e ho detto "Dai, porto anche questo". Questo pezzo si chiama Il Vincente. Una domanda prima di iniziare, Beatles o Rolling Stones? Beatles tutta la vita. Marco sicura. <ride> Thank mm -hmm. you. fronte al mondo che colpa abbiamo noi noi concorrenti al gioco a premi che è la vita che colpa abbiamo noi cosa otterremo poi con questa cazzo di tendenza a farsi male terra bruciata sia, tanto è la cenere la fine della carne Da inondare con il vino per festeggiare l'attimo, in cui ha capito che la sfida da affrontare non era quella che voleva, che colpa abbiamo noi, noi concorrenti al gioco a premi che è la vita. Che colpa abbiamo noi? Cosa otterremo poi con questa cazzo di tendenza a farsi male? Terra bruciata sia, tanto è la cenere la fine della carne. Devo dire una bella canzone, ma anche una bella interpretazione. Il titolo ma ha detto: si chiama Il Vincente, ecco. Sono sincero. Non la conoscevo, se no, eh, io sono onesto. Sennò però, sono... È, è, è un pezzo non troppo conosciuto, nemmeno del gruppo, però è molto 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 particolare. Quindi ho detto molto vabbè. bello, infatti, il gruppo. Che che siamo a parlare di, di gruppi che hanno ispirato e tutto il resto ha detto un omaggio a loro, bisogna glielo faccio E hai fatto bene, il gruppo lo conosco, ma questo no, scommi odio tutt'oggi, dico sinceramente questo non lo conoscevo e complimenti sì. a come l'ha interpretato perché a me hai destato emozione, anche perché sentendoti in cuffia eh, ti dico la verità, sentendoti in cuffia sinceramente riesci a trasmettere pensate come ho detto all'inizio anzi ora è il momento anche di far vedere col telefonino dov'è il piano perché se no qualcuno guardate eh ragazzi, tanto siamo in diretta eh, vedete qua questo, ecco, ecco, è il piano dove ha suonato le canzoni Gianluca e quindi eh, davvero tanti complimenti perché è stato una grazie. Una bella interpretazione, allora io direi che se un ospite sì. che abbiamo so sì. un altro sì, ospite sì. usato in collo mentre si chiacchierava, ecco eh. sì. Ma dal nome non vedo, eh, no, il gatto, no, ora... eh, non, nome del gatto non c'era due il gatto è il nome da gatto più gatto che non si può perché si chiama Fuffi bellissimo allora la prossima canzone del schema si chiamerà Fuffi in onore del gatto di Stefano Poli. Perché no? Perché no? <ride> a parte queste minchiate, a questo si può parlare anche un po' peggio, questa è proprio una cazzata number one. Allora, io Gianluca mh, ti ringrazio veramente per essere stato con noi, è Grazie. stato un piacere, eh, come ricordava prima Stefania, eh, il schema... L'abbiamo intervistato sulla rivista Noi Frammenti di Siena, è un gruppo emergente di Siena, attenzione, sottolineo, nel nostro territorio, che stanno sgomitando, come capita in tutti i settori, per avere successo. Lo hanno già ottenuto, ma come saggiamente ci ricordava in precedenza Gianluca Polvere, che è appunto uno dei fondatori della band e suona le tastiere e canta. Eh, il successo però va mantenuto e per mantenerlo bisogna avere due palline abbastanza grandi altrimenti si è sì. il Sanremo e si sparisce, loro invece stanno dimostrando che eh, hanno stoffa, ci ha detto durante questa diretta che eh, l'impegno è costante in studio, sono pronti con un nuovo CD e chissà se usciranno anche loro con il vinile con l'LP famoso, ti ricordi Gianluca? Magari, volta? Ma certo, certo l'LP si diceva, no, ora CD il nuovo LP di sparirà anche il CD perché sarà tutto streaming di questo passo eh sì, 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 eh sì, sì. scherzo, così eh, ma no, purtroppo o per fortuna eh, si va su questa strada certo eh quindi ecco dicevo io ti ringrazio per essere stato con noi auguro ogni bene sia a te che a tutti del schema grazie, questa band di 5 persone ricordo tutte senesi e cerchiamo dai fra tutti di incoraggiarli hanno una pagina su facebook eh, mettiamoci mi piace seguiamoli perché insomma quando la gente è valida si dà da fare e si fa un culo così insomma è anche giusto eh, che noi stiamo vicini poi chiaramente se sono band da due soldi anche no ma questi sono veramente bravi veri come si suol dire ma non grazie lo di dico cuore. solo io eh. grazie eh. di cuore davvero un sacco, fa un sacco piacere insomma noi ce la mettiamo sicuramente tutta e niente eh, a breve o non a breve dipende perché come dicevo prima siamo in lavorazione ma comunque sia non, non siamo fermi stiamo lavorando nell'ombra e non vediamo l'ora non vediamo l'ora di tornare e come ti dice Angela Butini grande Giallo, grande di Schema non mollate grazie mille Angela, un bacione grosso 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 bene a questo punto salutiamo Gianluca Polvere come ho già detto lo auguriamo di bene e eh... ciao, ciao. grazie a voi no c'è Stefania ti vuole salutare ho detto ciao Gianlu, spero che questa pandemia passi alla svetta almeno ci rivediamo dal vivo. Sì, dai. Eh? Speriamo. No, grazie a te. Allora, abbiamo sentito la storia di Gianluca Polvere. Credo che dobbiamo fare un'altra puntata perché poi alla fine abbiamo parlato poco. Eh, di tutto quello che volevamo forse dire, ma quando abbiamo di fronte una persona che comunque, come ci ha ricordato lui, eh, suona da quando aveva pantaloncini corti, insegna canto, insegna pianoforte, eh, appunto fa parte di una band che sta sfondando, forse ci vorrà più tempo, no, Stefi? Che dici? Ma eh, sicuramente, anche perché ho guardato l'orologio mi sono resa conto che sono quasi due ore quasi due ore che si è cominciato alle 10, abbastanza... Prima, 95 minuti e 46 secondi. Che sono volate fra musica e chiacchiere in maniera davvero piacevole, spero non solo per noi che eravamo in diretta, ma anche per chi ci ha ascoltato stasera. Ecco, allora io ricordo a tutti che le nostre dirette, eh, sia quelle pomeridiane che facciamo al pomeriggio, che quelle notturne, le potete trovare nel, nella pagina Facebook Noi Frammenti di Siena, nonché nel sito www.noiframmentidisiena.it, in alto perché è bene sempre essere chiari, no? c'è. Eh, il menu e c'è scritto noi live cliccate e vi appare tutta la playlist dei video. Chi invece entra nel sito www.noiframmenti di da un tablet o da uno smartphone, ci sono tre stanghettine sempre in alto. Si oh, No, dicevo, si finca le stanghettine tra tra, e appare a tendina il menù. Posso ma che... una cosa? No, no, dicevo, per finire, ma che eh. ce lo dice a fare? No, ve lo dico perché so per certo che qualcuno ci si intriga. Vai, Stefani. No, dicevo che ehm, noi abbiamo sempre avuto anche un canale YouTube, eh, come agenzia extempora che eh, ultimamente purtroppo per fortuna non lo so eh, data la pandemia eh, si è arricchito veramente di tantissimi contenuti. Eh, ci troverete non solo eh, i notturni, diciamo, di gente della notte, ma anche tutte le dirette che facciamo eh, settimanalmente nel pomeriggio. In più anche tutto quello che ha fatto la nostra agenzia nel corso del tempo, che purtroppo adesso si è interrotto, eh, tutta la parte della casa editrice. Almeno chi non ci conosce ancora eh, così bene può eh, approfittarne per, come si dice, non so se sono la Siena, spippolare sul nostro canale YouTube, noi Channel, eh, e imparare a conoscerci un pochino meglio. Bene, a questo punto grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Vi auguro una buona notte, una buona domenica e dal lunedì inizia il nostro palinsesto con le dirette, che eh, giorno per giorno eh, aggiungiamo sentite bello eh? Giorno per giorno aggiorneremo per rendere i partecipi anche voi di quello che facciamo durante il pomeriggio e durante la notte. Ringrazio anche Stefania, buonanotte anche a tutti e buonanotte a tutti. Bene, buonanotte e a risentirci molto molto presto.